Il tema che veniva posto era fondamentalmente un tema di libertà anche religiosa e questo riguardava tutta la società, non esclusivamente i rapporti tra Regno d'Italia e Santa Sede. Ho poc'anzi ricordato la 19ª edizione della settimana a Firenze nell'ottobre 45. In quella occasione, nelle espressioni di un giurista eminente, poi costituente, Egidio Tosato, troviamo proposto il tema dell'equilibrio tra i valori di libertà e di democrazia con la individuazione di garanzie costituzionali a salvaguardia dei cittadini. La democrazia, come forma di governo, non basta a garantire in misura completa la tutela dei diritti e delle libertà. Essa può essere distorta e violentata nella pretesa di beni superiori o di utilità comuni. Il Novecento ce lo ricorda e ammonisce. Anche da questo si è fatta strada l'idea di una Suprema Corte Costituzionale. Tosato contestò l'assunto di Rousseau, in base al quale la volontà generale non poteva trovare limiti di alcun genere nelle leggi, perché la volontà popolare poteva cambiare qualunque norma o regola. Lo fece Tosato con parole molto nette. Noi sappiamo tutti ormai che la presunta volontà generale non è in realtà che la volontà di una maggioranza e che la volontà di una maggioranza che si considera come rappresentativa della volontà di tutto il popolo può essere, come spesso si è dimostrata, più ingiusta e oppressiva che non la volontà di un principe. Esprimeva un fermo no, quindi, all'assolutismo di Stato, a un'autorità senza limite, potenzialmente prevaricatrice.